Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video, video che è il primo dopo il periodo di ferie. Oggi non uso il prebarba, ho fatto la doccia un'oretta fa, adesso ho risciacquato l'acqua con ho risciacquato il viso con acqua calda per ammorbidirlo un altro po', ma quindi non utilizzo il prebarba. Video di oggi che spero possa piacervi, è un video al quale tengo particolarmente, sto cercando in questo video di raccogliere quanta più italianità possibile, quanto più patriottismo possibile. Infatti il primo prodotto, diciamo, che utilizzeremo è il fantastico Omega col manico in plastica in resina piena tricolore, setole di maiale che è a bagno già da ieri, adesso lo immergiamo nella ciotolina in ceramica che è riempita con acqua caldissima perché la voglio bella calda. Dicevo, quasi tutti i prodotti, no, tutti i prodotti italiani, perché andiamo a riprovare con un barbone di una settimana che cosa è il Fatip con testina gentile, che nell'altro video, nel video della recensione, abbiamo un po' ribattezzato come poco gentile, no? Semi gentile, perché effettivamente testina gentile, ma se non stiamo attenti questo piccoletto sa essere anche bello aggressivo, per un rasoio molto performante che mi è piaciuto, nonostante sia in ottone e anche abbastanza leggero rispetto agli altri slant. Questa è la versione slant, lo storto è di Fatip, costa relativamente poco ed effettivamente rade. All'interno oggi ci voglio utilizzare le Bolzano Super Inox. Durante la recensione ci abbiamo utilizzato, se non ricordo male, le Washcode. Se per caso vi siete persi la recensione del Fatip con testina slant gentile, ve la lascio qui in scheda, andatela a recuperare. A breve ci arriverà anche il Fatip con testina originale, ragazzi, quindi attenzione, ci arriva, è già in viaggio. Il prodotto che andremo ad utilizzare oggi è un prodotto, ragazzi, di Pantarei, un prodotto che secondo me va raccontato per quanto è interessante. Intanto ve lo faccio vedere, il kit è questo, è lo Zammu. Abbiamo sia il sapone in ciotolina e una pasta morbida, sia l'aftershave. Perché? Perché mi piace la storia che c'è dietro tutti i prodotti Pantarei. Alessandro lo sa, io sono affascinato dai prodotti Pantarei perché secondo me sono delle piccole opere d'arte, a partire dai disegni delle copertine che sono effettuate a mano dalla moglie di Alessandro, e già secondo me questo li rende delle piccole opere d'arte. Poi se avete anche la fortuna di acquistare le loro ceramiche dipinte a mano e prodotte a mano in Sicilia nei loro forni, ancora meglio. Quindi avere addirittura un sapone originale Pantarei che aveva non questa confezione in plastica ma la confezione in ceramica dipinta a mano, ragazzi, è veramente un'opera d'arte. Opera d'arte, ma io non lo dico così perché oggi stiamo parlando di Pantarei e voglio stare lì a elogiare Pantarei, perché i prodotti sono veramente buoni. I saponi comunque sono prodotti, e ve lo faccio vedere già adesso l'inci, dalla TFS di Torino, e dietro questi saponi c'è sempre la passione di Alessandro. Quindi sono prodotti pensati, studiati per andare a raccontare una storia, ed è proprio oggi quello che faremo, raccontando la storia di questo sapone Zammu. Alessandro, nel caso io dovessi fare qualche errore, saprà correggermi, perché ragazzi, effettivamente io non sono siciliano, non sono palermitano, però mi è piaciuto tanto perché sono andato a cercare che cosa voleva dire Zammu, perché avevano dato questo nome Zammu al sapone, e ve la racconto insomma mentre ci insaponiamo. Aprendo la confezione, la profumazione è eccezionale, veramente veramente buona, anche perché vi spiego il motivo. Io vi faccio vedere la consistenza della pasta, vedete, una pasta super morbida, guardate la consistenza, è veramente super morbida. Ce la andiamo a stendere già adesso un po', lo sapete, capirete poi questa confezione, vedete, facciamo una mandorla, via, la andiamo a stendere sul fondo della nostra ciotolona in ceramica, mettiamo qui in camera, vi faccio vedere, lo andiamo a stendere il più possibile, lo voglio andare a montare in ciotola per il semplice fatto che voglio andare a godere di tutti i profumi che questo sapone ha da regalare.
Il costo ve lo dico subito, perché altrimenti è una cosa che vado a dimenticare: il costo dell'intero kit è di poco meno 30 euro, siamo intorno ai 28 euro fra il sapone, che dovrebbe essere, se non sbaglio, intorno ai 13,50 euro, più 14, se non ricordo male, il dopo barba, l'after shave. Quindi, insomma, ragazzi, siamo su prezzi super accessibili. Prima di andare a montare il sapone, vorrei montare anche la lametta all'interno del rasoio. Dopodiché parliamo di Zammu, parliamo di questa profumazione, tra l'altro eccezionale. Andiamo a svitare la testa del nostro Fatib, eccolo qui, guardia e testa Drent Bozzano Super Inox. Andiamo a testare. In questo terzo video siamo andati a provare i tre rasoi Slent, diciamo, più performanti che ho all'interno della mia collezione, andandoli a mettere un po' in crisi, no? Con un barbone lungo, e ci mancava il Fatib effettivamente. Poi, ragazzi, se volete per caso anche mettere alla prova qualche altro rasoio con un barbone lungo, scrivetemelo nei commenti, e tra quelli che ho in collezione, li conoscete un po' tutti perché li porto tutti sul canale, lo sceglieremo e lo portiamo. Qui lo mettiamo qui in prova. Anche questo slant, lo sappiamo, lo slant di Fatib è uno slant bello accentuato che storce tanto la lama. Vediamo se fa il clack anche questa volta. No, non si sente. La lama delle Bozzano, vedete, ha una bella escursione. Guardate un po', anche le Bozzano Super Inox, per quanto non siano lamette super morbide, si è andata a storcere tantissimo. Vediamo anche la simmetria della fuoriuscita della lama, il gap, vedete il gap è, guardate il gap quanto è accentuato tra la lama e la guardia. Per questo, insomma, questo rasoio lo possiamo definire gentile, ma non troppo. Ok, dai ragazzi, montato il rasoio, passiamo a montare il sapone. Un po' di acqua calda, andiamo a bagnare il pennello, eccolo qui, la stessa acqua calda del pennello la mettiamo qui in ciotola. Vedete, questa qui è l'acqua che stiamo utilizzando, lo faccio vedere qui in camera, mi afferrerò per bene la ciotola prima che mi scappa. Dopodiché, grazie al nostro Omega, diciamo 48, via, tricolore, con il manico in resina piena, bello pesante, bello serio, manico che mi piace veramente tantissimo, setole di maiale di alta qualità in questa versione, perché molti me l'avete chiesto, ma è vero che il pennello Omega col manico tricolore ha le setole migliori rispetto allo standard? Pare di sì, effettivamente anche Omega ha confermato che le setole di questo pennello sono quelle di qualità superiore. Ragazzi, Zammu, il sapone che utilizziamo oggi, quando io l'ho sentito per la prima volta, il mio naso ci ha sentito della liquirizia. Liquirizia, ci ha sentito sicuramente le note un po' agrumate, però una liquirizia che non mi convinceva tantissimo, mi sembrava una liquirizia, non so, speziata, mischiata a menta. E invece, andando poi a guardare gli ingredienti, Zammu, anzi, anche andando a sentire un po' la storia di Zammu, ho scoperto che non era liquirizia, ma in realtà era anice. L'ingrediente quindi principale, diciamo, della piramide olfattiva, no? di questo sapone, che intanto vi faccio vedere, ragazzi, guardate come si è già montato in maniera fantastica. Guardate un po', guardate che figata. La profumazione è eccezionale, è veramente qualcosa di eccezionale. Zammu è una bevanda che si può acquistare all'interno dei supermercati, ma non viene preparata più nei bar, da quanto stavo sentendo da Alessandro, a base di acqua fresca, ghiaccio e anice, appunto, quindi una bevanda rinfrescante da bere durante i periodi estivi in Sicilia, soprattutto a Palermo, no? Da quello che ho capito è una bevanda palermitana che era in uso, insomma, in tempi un po' antichi. Nel frattempo, guardate, abbiamo perso la prima setola di questo Omega, che ancora non avevamo visto, no? Setole perdersi. Quindi questo sapone si rifà appunto a questa bevanda a base di anice, la profumazione c'è tutta, le altre note che abbiamo sono note verdi, agrumate, e una caratteristica molto molto importante secondo me di questo sapone, che proveremo, no, testeremo nella recensione di oggi, è, ve lo dico, la presenza, eccola qui, di caolina,
che è un antisettico, se non sbaglio, un disinfettante, che ci servirà per sentire un po' la pelle bella tirata. Quindi, insomma, perché una storia? Questo è un sapone dedicato a Palermo, in quanto ho detto che Zammu era questa bevanda a base di anice. La copertina molto bella che vi ho fatto vedere, ve la rimosso perché secondo me è veramente qualcosa di spettacolare, dipinta a mano dalla moglie di Alessandro. Come sempre ci tengo a dirvelo, queste sono dei calcomanie, sì, ma plastificate, dovrebbero essere resistenti all'acqua, quindi non abbiate paura di utilizzarlo in bagno se ci tenete alla copertina, alla figura insomma di questo sapone. Sappiate che dovrebbe essere resistente all'acqua. In copertina quindi abbiamo uno dei sette geni di Palermo. Io intanto vado a disegnare il viso. Ecco qua. Diciamo, in copertina abbiamo uno dei sette geni di Palermo. Cioè, il genio di Palermo dovrebbe essere una divinità laica di Palermo. Ce ne sono sette. E questo rappresentato è quello che si trova all'interno di Villa Giulia. Alessandro, ripeto, se io ho studiato, però se dovessi sbagliare qualcosa correggimi qui nei commenti. Ripeto, a me piace tantissimo sentire la storia dei saponi, soprattutto quando si parla di appassionati così come Pantarelli, così come Alessandro. La profumazione che si sprigiona mentre vi insaponate, ragazzi, così come abbiamo visto per Ibla, è identica anche per questo Zammu, veramente fortissima, che rimane proprio nell'aria, riempie il bagno. Da quello che stavo leggendo, Alessandro ha scelto di utilizzare il genio di Palermo, uno dei sette geni, quindi quello di Villa Giulia, perché nelle vicinanze c'è una delle fabbriche più grandi, più importanti di anice unico che si trova a Palermo. Quindi ecco insomma la motivazione che ci porta a veder raffigurato il genio di Villa Giulia, un sapone che ha come profumazione base quella dell'anice. Come per tutti i saponi Pantarei, l'acqua da aggiungere, l'abbiamo vista, è una via di mezzo, non è né tanta né troppo poca, quindi il giusto. Vedete, il sapone effettivamente ha una buonissima consistenza, l'acqua che era all'interno del pennello è più che bastata per la nostra prima insaponata. Sono curioso di vedere anche all'opera questa proprietà di tiraggio, un po' di lifting, no? Della pelle, per farci sentire la pelle molto più tirata alla fine della rasatura. Ok, direi di iniziare a provare a testare il Fatip con slant, con lo storto, insomma, con testina gentile sul barbone di una settimana, armato con il Bolzano Super Inox. Siamo un po' soffermati tanto sulla storia di questo sapone perché secondo me meritava un sapone dedicato a Palermo da un appassionato della rasatura come lo è Alessandro. La testina gentile del Fatip, come abbiamo visto, è efficace tanto. Oggi sarebbe stato perfetto provare una testa originale su questa barba, perché penso che la guardia della testa gentile vada un po' a premere sui peli più lunghi, sulla barba più lunga, e non li vada a schiacciare, e non li vada a pettinare per bene verso la lama. Però, come possiamo vedere, abbiamo raggiunto una buonissima profondità, anzi anche un po' di più su questa guancia rispetto a questa, dove forse sono passato un po' più velocemente. Andiamo a vedere il risciacquo. Come potete vedere, il rasoio è bello pieno. Guardate il lavandino. E avevamo già visto nella video recensione che il rasoio si risciacqua in maniera perfetta. Quindi, poi mi piace di questo rasoio che se lo risciacquate con acqua bollente
Diventa effettivamente caldissimo proprio perché è in ottone. Andando a cercare di effettuare meno passate, per gli appassionati diciamo della meno passate in assoluto, ecco qui. Diciamo che questa testa gentile qualcosina ce la lascia, quindi probabilmente sarà la testa originale quella che ci permette di fare meno passate, ragazzi. Sono a baffi, quella critica. Effettivamente la testa gentile su un barbone così lungo dopo la prima passata inizia poi a lasciare qualche residuo, quindi siamo costretti a ripassarci più volte. Ragazzi, quindi se vi piace la profumazione, all'inizio avevo sentito la liquirizia, ma questa è di anice, quindi un sapone molto particolare. Io non avevo ancora mai provato, nemmeno ho trovato dei saponi con la profumazione di anice. Questo zamù è veramente perfetto. La qualità che ci troviamo è sempre quella dei prodotti TFS, quindi chiaramente un sapone ottimo. Che sono veramente contento, ragazzi, di aver portato qui sul canale. Ok, io direi che come prima passata ci siamo. Facciamo un veloce risciacquo e poi via con la seconda insaponata. Ed eccoci qui. Finita la prima passata. Diciamo che la rasatura è stata molto confortevole, qualche residuo chiaramente è rimasto, specie nella zona qui del collo, nella zona dei baffi, sulle guance molto di meno, quindi comunque questa è la riprova che effettivamente il Fatip Gentile è un buonissimo rasoio e le Bolzano Superinox effettivamente non si sono comportate male. Io aggiungerei un altro pelino di acqua adesso al nostro sapone perché non avendo più il barbone preferisco avere una idratazione maggiore in questa seconda insaponata. Vedete, intanto il sapone non si smonta per niente, ve lo faccio vedere qui in camera. Vedete, non si smonta per niente. Guardate qui, spettacolare davvero. Come sempre, beh, che ve lo dico a fare, noi ne abbiamo utilizzato più di quello che ci serviva, ma lo sapete sono uno spregone oramai. Che buono, ragazzi, la profumazione dell'anice veramente mi ha riempito il bagno. Ok, con questo goccino di acqua in più potete vedere che abbiamo avuto una crema molto più idratante, vedete? I passaggi poi di questo pennello sono eccezionali. Questo pennello, dopo il trattamento abbastanza intensivo, quello che abbiamo fatto, sono stati un paio di mesi fa, anche quello, ragazzi, se ve lo siete perso, ve lo lascio qui in scheda, il trattamento dei pennelli, visto che a volte mi chiedete come io effettuo il rodaggio, insomma, il primo startup, no? Del pennello. Le setole si sono sbiancate tantissimo, sono diventate morbidissime, lo potete vedere, guardate, è diventata una carezza. L'importante, se utilizzate questo tipo di pennello, è tenerlo a bagno almeno dalla sera prima, quando lo dovete utilizzare. Io ieri mi sono ricordato finalmente di metterlo nel bicchiere.
Ok. E direi che possiamo passare ora anche alla seconda rasatura. Soltanto un po' di schiuma che entra nel naso, altrimenti rischiamo di non respirare. Ragazzi, come stanno andando intanto le ferie estive? Vedo un sacco di video e di foto di amici che stanno andando al mare. Noi, se mi seguite sulle pagine social, avete visto invece che abbiamo scelto una vacanza qui in UK. Abbiamo preferito non viaggiare quest'anno e abbiamo visitato le Midlands, quindi tutte le maggiori località, le maggiori città che si trovano al centro dell'Inghilterra. Adesso ragazzi, ci siamo, eh. Ecco che adesso le Bozzano, insieme al Fatip, hanno dato il meglio di sé in questa seconda passata. Diciamo, noi abbiamo visitato le Midlands, quindi tutte quelle città che vanno dal centro d'Inghilterra, quindi Birmingham, Nottingham, siamo stati nella foresta di Sherwood, ragazzi, tutti posti incantevoli davvero. Abbiamo visitato un sacco di castelli che si trovavano nelle campagne, nel countryside, quindi delle Midlands, veramente, veramente dei bei posti, dove però purtroppo bisogna arrivarci con la macchina. È un po' difficile andarli a visitare senza avere una macchina, quindi se volete per caso visitare questi posti, quindi il centro d'Inghilterra, vi consiglio di affittarne una. Se avete sentito che qui ha grattato di più rispetto all'altra guancia, che infatti io prima lì, qui c'ero passato un po' più leggero. Come posso vedere, non ci stiamo irritando per niente per adesso. È eccezionale, eh? Infatti oggi con le Bolzano Super Inox si sta comportando davvero bene. Guardate un po', abbiamo terminato la nostra rasatura, controlliamo se ci sono dei punti dove ripassare, direi giusto un po' in questa zona. Per il resto è stata una rasatura veramente confortevole, veramente fantastica, piena di una profumazione che mi è piaciuta veramente tanto. Questa è l'anice.
Perfetto, ragazzi, ci siamo. Abbiamo eliminato il barbone di una settimana con uno dei saponi più particolari, sicuramente, e che hanno, non voglio dire una storia, ma uno studio dietro più particolare tra quelli all'interno della mia collezione. Tirando questo Zammu, sono contento di aver utilizzato questo sapone creato, studiato a tavolino da un appassionato del wet shaving come Alessandro di Tantarei. Un sapone che secondo me ha offerto un prezzo anche molto molto interessante, perché parliamo di 13,50 euro per avere un sapone effettivamente, ragazzi, molto protettivo, molto efficace. Adesso ci andiamo a risciacquare come sempre con acqua fresca per poi passare l'alume di rocca. Vedete, qui passiamo l'alume di rocca. Ripeto, ragazzi, se siete nuovi del wet shaving, della rasatura tradizionale, alume di rocca, io utilizzo quello della ProRaso, e una pietrolina che consiglio sempre di passare per andare a disinfettare un po' il viso, andare a chiudere i pori e a fermare le micro lesioni che possono essersi create sul nostro viso durante la rasatura. Se sentite un po' di bruciore, è normale, specie quando avete utilizzato magari un rasoio che va un po' più in profondità, quindi un rasoio con delle lamette più performanti, e in fin dei conti la sua funzione è proprio questa. Ok, una volta passato il lume di rocca, ragazzi, facciamo, dato una sciacquata, dopodiché lo asciugate e lo andate a rimettere all'interno della sua confezione. Cosa andremo ad utilizzare quindi come aftershave? L'abbiamo visto, sempre parte della collezione Pantarei Zammu, il suo aftershave, sempre nelle boccette così eleganti, quasi da erboristeria. L'etichetta sempre disegnata a mano, base alcolica, vediamo se riesco ad inquadrare, eccolo qui, è a fuoco, sì, base alcolica, e dovrebbe essere agrumato da quello che ho letto. Sentiamo un po'. Effettivamente si sente un po' meno, vediamo un po', si sente un po' meno qui, no, si sente l'anice sempre, quindi riprende perfettamente la profumazione del sapone, cosa che mi piace, perché non sempre gli aftershave della stessa linea riprendono perfettamente il profumo del sapone. Questo è un peccato, perché va un po' a svanire, no, tutto l'effetto della profumazione magari che ci è piaciuta così tanto durante l'insaponato e durante la rasatura. È un peccato poi portarla via utilizzando un aftershave che ha una profumazione completamente diversa. Dopo aver fatto fare un po' effetto, dai, al lume di rocca, lo andiamo a risciacquare sempre con acqua fredda e terminiamo con l'aftershave. Okay. Eccolo qui, risciacquato dal lume, passiamo a spalmare, a stendere l'aftershave sulla nostra pelle. Questo andrà un po' a rigenerare, no? Ad idratare nuovamente il viso. Ecco qua, ah, la base alcolica si sente. Ecco, molto buona, ragazzi, la profumazione. La base alcolica, i fumi, diciamo, della base alcolica sono spariti istantaneamente mentre andavo a stendere l'after, quindi vi posso dire che è rimasta la profumazione veramente forte, buona, mi piace. E l'aftershave, questo che mi piace tantissimo, sì, promosso questo after, promossa questa rasatura, hai visto, il sapone non ha irritato, anche il Fatto Gentile è stato abbastanza gentile con le Bolzano Superinox, ha falciato via il barbone in una settimana senza particolari problemi, e spero che il viaggio che abbiamo fatto a Palermo con questo Zammu di Pantarei possa esservi piaciuto. Io saluto Alessandro e ringrazio per condividere la sua passione con noi creando questi fantastici saponi. Come sempre spero che il video possa esservi piaciuto, in tal caso un like è sempre gradito, e se questo è uno dei primi video che state guardando sul canale riguardante
il wet shaving. Spero che sul canale trattiamo tanti altri argomenti. Non perdetevi l'uscita dei prossimi video, e pertanto vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la notifica della campanella per non perdere l'uscita appunto dei prossimi contenuti. E io con questo video appuntamento al prossimo video, vi mando un mega abbraccio, buona domenica ragazzi, buon inizio settimana a tutti dal vostro FaroWest.